Raga, scusate, mi sono accorto che nella prima gara c'è praticamente ci sono le bande, perché quando ho registrato SmackDown mi è rimasto così, non so il perché, quindi in registrazione mi dava il 4 terzi, quindi chiedo venia. Allora raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, ragazzi, siamo a Le Mans e Fio Le Mans, è una gara iper favorevole, pole position. Siamo a meno 8 da Marquez, ma possiamo fare molto bene qua. Allora 32, perfetto. Soft. Soft. Ad un grande spettacolo. Ok raga, andiamo per poter vincere la seconda gara stagionale. Prove libere, qualifica devastante. Voglio confermarmi in gara, perché è una gara iper favorevole questa. Buona partenza. No vabbè, cosa fa Dovi? No, si inventa la gara delle gare Dovi. Lungo, lungo. Vai, passa, passa. No, che Marquez però! Meno male che ho messo la penalità, però ragazzi, il Dovi sta volando. Il Dovi vola proprio oggi. Non ho un cazzo da fare, Dovizioso. È sempre una pippa. Oggi fa il fenomeno. Che interno qua, che interno. Adesso voglio la fuga, la pretendo. Non sarà facile. C'è lotta tra Vignales e Marco Marchetto. Però abbiamo un Dovi veramente gasato, eh. Mi fa già ridere così, insomma. Per quanto sia un buon pilota, però non deve rompere i maroni qua Le Mans, che è territorio di caccia come dire. Lunghissimo. Mamma mia che errore. Meno male che non mi dà penalità. Perché è stato tanto largo, però mamma mia che schifo. Vabbè, primo giro bruttissimo. Siamo comunque primi grazie alla super pole di ieri. Però non ho il ritmo della gara purtroppo, eh. Questo, ahimè, è abbastanza palese. Tanto il Dovi deve cercare di rimanere secondo, eh. Così ruba punti a Marquez, che ne ha 8 di vantaggio su di me. Mamma mia, però sto guidando male, non capisco cos'ha la moto. Veramente è una moto ingovernabile rispetto alle prove ufficiali. Però siamo, il vantaggio c'è. Faccio molta più fatica, sono molto meno scorrevole rispetto alle qualifiche. Devo stare attento, perché Le Mans è una gara dove sono favorevole, ma basta veramente un amen e sei fuori. E poi rischi tante penalità qua. Hai tante curve fastidiosissime. 4 decimi, non ho niente di vantaggio. Penso una volta nelle gare favorevoli davo secondi. Adesso nelle gare favorevoli do decimi, che bello. Sono quelle cose belle della vita. Ok. Mamma mia. Tensione atroce. Aspetta, se commento poco adesso, ma sento che comunque la moto può sbandare da un momento all'altro e sono molto vicini tutti. Dovi, Marquez, Vignales, Rossi, tutti. Attenzione, l'innominabile secondo. Ma che sta succedendo dietro? Manca ancora troppo però, mamma mia. Ecco perché mi piacevano le gare da tre giri. Perché questo era l'ultimo. No, lungo.
brutti. Mamma mia, sto guidando di merda, sto guidando di merda. In una gara così favorevole per me. E adesso Crash lo aveva il comando. Marquez mi rompe i maroni. Incredibile, dovremmo lottare. Quindi così non lo alzo il livello, 105, basta e avanza. Purtroppo non siamo più fenomeni o pro. Giro record, fastest di Cracciolo, ma si è visto che è andata alla grande. Qua rischio di... no, rischio veramente di buttare via una vittoria sicura, mio Cristo. Tutti punti importanti in ottica mondiale. Cioè, l'innominabile sembra veramente il fenomeno, sembra Agostini, va bene. Va bene, va bene. Fuck off. In inglese perfetto. Si è svegliato adesso l'innominabile, beffa atrocissima. Beffa atrocissima per il talentissimo. Devo stare concentrato però. Non si può battere, dai, sto cracciolo, dai. Ho capito l'errore però, che cazzo. Un secondo mi ha dato, Moto irregolare, perché dai, cioè, mai fatto niente oggi il fenomeno. Che bello. Fucaf, proprio il classico Fucaf. Allora, ancora fastest. Ancora fastest. Non ci voglio credere. Qua recupero un po'. No! Penalità. Due decimi di penalità. Dio Cristo. Vabbè. Niente, buttata via la vittoria e forse anche il secondo posto. Marquez mi supera, benissimo. Due decimi di penalità, incredibili comunque, va bene. Mi sono innervosito, al solito, come che si incazza e fa le stronzate. Dai però, benissimo, bravissimo, eccolo qua, Figaro qua. Vabbè, quantomeno per il momento abbiamo il secondo posto blindato, però stiamo buttando via una vittoria sicura, in una gara dove ho sempre dominato, non capisco perché ci sia un Krasilov così. E cadi a stronzo, mignottone maledetto. Veneziano molto nervoso, sta veramente buttando via una vittoria sicura. Ancora fastest, ancora fastest, non c'è niente da fare. Ho qualcosa recuperato, ti prego, sta attento, sta cazzo di chicane non mi riesce più. Cosa stiamo perdendo? E mi supera... Mamma mia, anche Marquez è attaccato al culo. Benissimo. Veramente rischio di perdere anche la seconda piazza per la penalità. Inspiegabile, inspiegabile Cracciolo così. Inspiegabile, onestamente. Una cosa abbastanza indegna, ma dobbiamo portarla a casa. Non so come sia possibile, c'è uno che non arriva mai neanche a podio, mi va a vincere così le mani. Beh, very godo, very godo. Dai, che abbiamo una Ducati, cacchio. Bruttissimo, e con questo ho perso. Non mi dà la penalità, ma ho perso ancora. Sto provando a spingere, ma appena spingo... Niente, la moto comunque non è come in qualifica, c'è poco da fare. Guarda Marquez, non ci voglio credere.
Ma hanno fatto bene a togliere i danni, ma perché quelli diciamo pesanti. No, erroraccio, 6 decimi. 6 decimi. 6 decimi, proprio sto sbagliando tutto, scusate, nervosismo a manetta. E adesso devo stare veramente attento per la seconda piazza. 6 decimi di penalità. Un secondo di vantaggio su Marquez basterebbe in sto momento, ma il problema... Zio Ken, però che schifo, ma Cracciolo, niente, abbiamo fatto imbestialire, ragazzi, ha perso la testa, mai visto one skiff del genere. Un pilota che non ha mai fatto grandi cose mi va a vincere la gara. E buttiamo via proprio tanti tanti punti fondamentali. Ma proprio tanti come... Ma proprio tanti tanti. Ma no, proprio Cracciolo se n'è andato, non l'ho più ripreso, eh. Vabbè, pazienza, almeno arriva alla seconda piazza, quella l'abbiamo tenuta nonostante la penalità, ma beffa atroce il come saluta le ragazzette. Prima di assistere alla premiazione sul podio, i risultati finali della gara siamo primi, scusami, Marquez è primo 91, Veneziano 89, lotta a due per il momento. Ma vaffanculo. Vediamo i nostri amici. Mamma mia. Non si può fare niente. Bene, proprio perfetto. Adesso andiamo al Mugello, altra gara favorevole. Molto deluso dalle qualificazioni, molto molto deluso. Purtroppo non si rende. Non capisco perché sta moto qui a... Poi Mugello non rende per niente. Cosa molto negativa. Siamo ottavi, mi sembra. Vai, adesso vediamo. Vai. Gran premio di casa. Pilota italiano, moto italiana, circuito italiano. Voglio una bella prestazione, almeno il podio. E devo stare davanti a Marchetto. Mamma mia, che bagarotto. Morbidelli fuori. C'è proprio, non sono proprio competitivo, ragazzi. No, no, qua al Mugello proprio non siamo competitivi, non capisco il perché. Si è fatto grandi gare. Marquez è secondo, Marquez è già in fuga, fuga marcheziana, è già in vantaggio. Nel mondiale, per carità, mancano ancora 52 gare, però non ho proprio, non sono proprio competitivo, raga. Dai, dobbiamo piano piano fare la rimontata. Marquez è tranquillamente secondo. Noi non abbiamo il passo per stare davanti ai primi. Al podio solo un miracolo ci può regalare il podio.
superiamo Vale. Vale, 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 stai buono, Vale, stai buono. Ok, abbiamo il quarta. Sto rettilineo così non ci aiuta comunque. Frena, come il tidone, frena, non far cazzate. Comunque appunto li dobbiamo portare a casa, perché Marquez ha idea che o arriva primo o arriva secondo, purtroppo. Mondiale duro, mondiale difficile, non ho più il passo dei bei tempi. Prova l'internazzo, prova l'internazzo, e qua riesce l'internazzo. Ok, bravo Kume. Quinta posizione. Se voglio il podio devo fare un autentico miracolo, che non sembra essere nelle mie corde purtroppo. Io ci sto provando con le unghie, con i denti, con il cuore, con tutto quello che esiste, ma non c'è passo purtroppo. Bisogna limitare i danni, questa è l'unica cosa che mi permetto di dire. In questa terza stagione che deve essere quella della consacrazione veneziana. Ci stiamo provando a rimontare, ma non è facile. Cracciolo comunque scatenato, raga. Mettiamo miscela 2 per il rettilineo. Piano, venezianone, piano, recupero tanto in questa staccata, non sprechiamo questa cosa. Questo è il nostro punto, è qua che dobbiamo superare la gente. Provo un altro internazzo qua. Stavolta non riesce, ero troppo lontano. Ah, fuck you, fuck off. L'inglese ormai di padrelingua. Finisce così e perdo altri parecchi punti da Marchetto. Anche perché Marchetto lo vedo, vuole superare Vizioso. Dai che forse sta calando il ritmo. Dai che forse cala il ritmo. Dai che cala il ritmo, se cala il ritmo sono cazzi per loro. Bella gara però. Questi sono i mondiali che voglio. Ci vorrebbe la scivolatina di Marquez, che poi si è fatto anche tanto male, mi dispiace. Perché questo va al di là della rivalità del tifo. Qua ho rischiato tantissimo, sia la penalità che l'ho scivolata. Purtroppo non riesco a guadagnare, solo guadagno solo nel primo settore. Vai. Continuiamo a spingere, continuiamo a spingere, non è finita, non è finita. Non è finita, Beppe. Oh. Più vicino sono qua, più possibilità di fare il sorpasso. Tre laps remaining. Guarda Vino e mi supero Vino e mi supero Vino. Tenta il controsorpasso ma non ce la fa. Siamo quarti, siamo vicini alla zona podio. Bella rimonta, bella rimonta. Sicuramente sono più tranquillo senza i mini contatti, che vuol dire danno. Ci divertiamo di più. Mamma mia come stiamo spingendo, però stiamo dando veramente tutto, eh. Dando realmente tutto, che siamo in casa,
obiettivo è perdere il meno possibile da marchetto, perché forse Cracciolo, forse ce lo possiamo anche superare, ma Marquez non credo proprio. Il ritmo sta un po' calando per tutti comunque. Il ritmo sta calando un po' per tutti. Nessuno sbaglia, gara iper regolare, speriamo che lo sia fino alla fine anche per noi. Vai, vai di Michelotto. Mancano 2 laps. Guardate che comunque vizioso mi mantenga alla prima posizione. Questo è l'obiettivo numero uno. Non mi sto avvicinando però. Purtroppo faccio bene solo il primo settore, però dopo la moto ha grossi problemi. Sono tesissimo, raga, sono tesissimo. Parte qua la faccio sempre di merda purtroppo. È qua che perdo tanto. Dai, Cumentino, dai! Che non è finita. Dai, che manca ancora un giro. Piacerebbe almeno salire sul podio. Sarebbe bello, cavolo, sarebbe una gran rimonta anche. Ok, proviamoci adesso. Ed è fastest, ho fatto il fastest, cazzo. Ho fatto il fastest. Buona stare un po' in miscela 2. No, Cracciolo lo tiene. Purtroppo Cracciolo va tenuto. Niente. Non superando qua, basta. Ah, zio, ok. Non ho altri margini di superare, purtroppo non sono competitivo negli altri settori. Perdo un po' di punti. Mamma mia, qua ho rischiato come un porco lodro. È qua che perdo troppo, qua perdo tantissimo. Perdo un'infinità. Ci voleva una bella scivolata di Marquez che non arriva. Non ci credo, non ci voglio credere. Guarda che roba! Non ci credo, perdiamo anche la posizione su Vino. E ce la riprendiamo, e vaffanculo, noi arriviamo quarti. Fuori dal podio, peccato. La classifica ci vede secondi a meno 9, siamo là, mondiale meraviglioso. Raga, sotto il commentare veneziano, mi sto divertendo tantissimo, però fioi, l'è dura. Vediamo cosa hanno fatto gli altri. Vabbè, raga, sotto il commentare veneziano, ciao!